ti accompagna sin da quando eri ragazzina, tant'è che amavi talmente tanto il teatro che te ne sei costruita uno, giusto? È così? Ricordo male, ho letto male, tu ti sei costruito, cioè, sì, hai avuto il tuo teatro negli anni 70, che hai fondato un teatro negli anni 60, per primo che poi... No, 70, ho cominciato a mediare, negli anni 70, al teatrino. Ma perché la mia, chiamiamola carriera, non ho avuto questo termine, insomma, la mia permanenza nel mondo dello spettacolo è stata un po' strana, il percorso è stato strano, perché non avendo gli attributi che gli altri credono un'attrice debba avere, cioè di avere le gambe lunghe attaccate ai lobi delle orecchie, insomma tutti quegli attributi conoscevo. Il naso corto, cioè tutte queste cose meravigliose, non avendo tutto questo, per me l'ingresso nel mondo dello spettacolo è stato faticoso, ho dovuto ritrattare. E avendo debuttato in un teatro stabile, dove tutto, al di là delle raccomandazioni, ci sono sempre qualsiasi, è inutile che fingiamo, ma ci sono, al di là delle raccomandazioni, il teatro stabile rende stabile anche le attrici e anche gli attori. E quindi non c'era posto per me se non con la denominazione di caratterista. È un termine che io odio. A lei piace, signora, piacerebbe essere definita caratterista? No, lei è una protagonista, no? Questo è bello. Poi, se non corrisponde alla realtà, se le misure non corrispondono, questo è un discorso che non deve riguardare il pubblico, perché un attore, soprattutto, è protagonista sempre. Che dica 5 battute, ne dica 300, è un protagonista, perché uscire in scena e cercare di affettuosamente abbracciare il pubblico è una fatica grande che rende protagonisti, appunto. Allora,